Salve a tutti ragazzi, ci troviamo qui in un nuovo video. Purtroppo avevo in mente un altro tipo di video per questa settimana, ma diciamo che, come avrete visto, le cose non sono andate tutte per il verso giusto. Avevo l'ordine effettuato ad ottobre con la data di consegna per venerdì 10 novembre. Sarebbe stato, ovviamente io sto registrando il video il 9, quindi domani ho fatto tutte quante le dovute accortezze per andare a ritirare l'auto. Mi è arrivata la mail con il libretto di circolazione e mi sono munito di tutta la documentazione adatta come hanno richiesto sul sito per andare a ritirare l'auto. Oggi praticamente mentre stavo mangiando sono andato così casualmente a refresciare l'applicazione. Mentre stavo mangiando, ho mandato giù un boccone parecchio amaro, perché refresciando mi dava la consegna per giovedì 16 novembre alle ore 12, quindi settimana prossima. E il preavviso non è stato dato con nessuna notifica, nessuna mail, ma solo perché io casualmente sono andato a refresciare l'applicazione. Quindi senza nessun preavviso, cioè neanche 24 ore prima, hanno deciso di far slittare la consegna. Ho contattato subito il mio assicuratore perché io ho fatto partire la polizza, diciamo, da mezzanotte. Purtroppo non ho potuto fare più niente. Ho dovuto prendere atto che pagherò da domani fino a, si spera, giovedì all'assicurazione a vuoto. Dico si spera perché ormai non ho più nessuna certezza, cioè non mi fido più di quello che dice l'applicazione, perché io avevo già sentito nei vari gruppi Telegram o gruppi Facebook di gente a cui è slittata 2 volte la consegna, però in parti del nord Italia, mi sembra Milano e Vercelli, da quello che ricordo. Ho detto vabbè. Però qua non è mai cambiata, io ogni giorno refresciavo, andavo a vedere, è sempre rimasta la stessa. Quindi pensavo di essere, diciamo, in linea con la data di consegna. E invece no, e invece per niente. Avevo programmato tutto per domani, quindi permessi lavorativi, assicurazione fatta partire. Avevo chiesto a mio padre un passaggio per andare a ritirare al centro di Roma la macchina, ma tutto questo è stato inutile. A caldo ho iniziato a pensare ai vari motivi per quale poteva essere slittata la consegna. Ho iniziato da subito praticamente a mandare mail a qualsiasi componente della concessionaria Tesla Roma e niente, poi dopo il pomeriggio sono andato al lavoro e mentre ero in pausa mi sono iniziato a preso dal nervosismo e la frustrazione, ho iniziato ad attaccarmi al telefono, a chiamare prima il reparto vendite, poi da lì hanno iniziato il ping pong, mi hanno passato il reparto delivery e da lì ho parlato con un operatore che purtroppo mi ha fatto innervosire ancora di più, proprio perché io tra le possibili cause ho messo, non so, problemi logistici, problemi tecnici, cose di questo genere, però non avrei mai pensato che chiedendo lì all'operatore le motivazioni di questo rinvio mi avesse risposto con una cosa banalissima, una chiara scusa, come detto mi ha fatto ancora di più innervosire. Mi ha risposto: ragazzi, sono finiti i portatarga omologati per la Tesla Model 3. Scusa, ma che significa? Cioè, voi non consegnate la macchina per il portatarga? Io ho detto la macchina la vengo a ritirare io comunque, lo porto io il portatarga. No, non si può perché tutte chiaramente scuse e mi sono sentito davvero preso per il culo perché era chiaramente una palla. Poi ha tagliato corto, stava palesemente facendo altre cose, quindi mi ha tagliato proprio a corto la telefonata. Mi ha invitato comunque a non. Poi addirittura gli ho detto: sì, ma l'applicazione lì dava quel giorno. Mi fa: no, ma quelli sono date forfettarie che dà, perché quelle non è una sicurezza, di qua e di là. Gli ho detto: sì, ma se uno deve venire a ritirarla, cioè il giorno prima ancora
A me stamattina ancora dava come consegna domani. Mi ha detto che dovevo aspettare un loro contatto telefonico. Poi vabbè, stavo al lavoro, quindi ho riattaccato, ho capito palesemente che mi stava prendendo per il culo, mi sto innervosendo ancora di più, ho riattaccato e via. Mi ha anche fatto intendere con un mezzo sorrisetto che giovedì prossimo, il 16 novembre 2023, potrebbe anche non essere la data di ritiro, quindi cioè, mi ha messo ancora più dubbi, diciamo, questa chiamata. E poi niente, vabbè, l'ho presa un po' con filosofia, tanto non si poteva fare nulla. E ho accettato, diciamo, questa cosa, anche se sono davvero molto, molto deluso e molto rammaricato da questa cosa, che c'è proprio un senso di rancore e delusione, forse mischiato anche ad odio. Che ero comunque, avevo fatto la bocca. E poi non dimentichiamo che comunque sto a piedi, perché io avevo una classe A, una Mercedes classe A che ho venduto, e quindi stavo aspettando il ritiro di questa macchina. Adesso sto circolando con la macchina di mio padre. Ma pensate se avessi noleggiato un'auto per questi giorni, ovviamente avrei dovuto aggiungere anche il costo, oltre che l'assicurazione l'avevo già fatta partire, quindi sto praticamente adesso per una settimana sto assicurando un'auto che sta lì ferma lì al deposito, perché è comunque già stata immatricolata. Avrei dovuto aggiungere anche i costi di un noleggio. Questo video comunque non vuole essere un attacco personale al marchio Tesla, ma un modo per denunciare un problema reale che, diciamo, che non mi aspettavo. Spero che non succeda con altri consumatori, ma da quello che sento, diciamo che questa cosa succede abbastanza frequentemente. Spero che Tesla prenda provvedimenti per migliorare questa situazione. Spero che giovedì 16 novembre alle ore 12 possa andare a ritirare questa benedetta Tesla Model 3. Seguiranno aggiornamenti la prossima settimana. Grazie, ciao.